Ciao a tutti amici di Sunshine Money, benvenuti e ben ritrovati. Mi raccomando, prima di iniziare volevo invitarvi ad iscrivervi, ad attivare la campanellina e a lasciare un bel like a questo video. Questi sono gesti che a voi non costano assolutamente nulla, a me aiutano ai fini della crescita del canale. Hai fatto? Per gli amanti dei faucet, oggi ritorniamo su ES Faucet. Di questo faucet ne avevo parlato un bel po' di tempo fa, nel tempo è sicuramente rimasto uno dei migliori faucet, quindi oggi andiamo a rispolverarlo. Ovviamente per usarlo bisognerà iscriversi, io come sempre vi lascerò tutti i link necessari in descrizione al video. Dopodiché, quando entrerete nella vostra dashboard per la prima volta, sarete praticamente a livello 0, starete appena iniziando e quindi gratuitamente fin dall'inizio potrete reclamare Bitcoin, Ethereum, Tether, Litecoin ed in fondo abbiamo anche i Dash, eccoli qui. Dopodiché, andando ad usare il sito, andrete ad accumulare punti esperienza, quindi salirete di livello e man mano potrete andare anche a sbloccare altre cripto, come ad esempio Ripple, Stellar, c'è anche Shiba Inu e così via. Andiamo a vedere quindi come reclamare tali cripto, dopodiché le cripto all'interno di questo faucet si possono anche scambiare tra di loro e quindi andare a fare il prelievo. Ad esempio io su questo faucet sto accumulando Bitcoin, quindi tutte le altre cripto che vado a reclamare le scambio in Bitcoin. Quindi andremo per reclamare queste cripto a cliccare su See More. Qui abbiamo tutto ciò che possiamo fare a proposito, in questo caso, di Bitcoin. Quindi possiamo andare a reclamare il nostro faucet, possiamo, come vi dicevo, scambiare tra di loro le cripto con tramite la voce exchange, quindi prelevare. E qui possiamo anche vedere le nostre transazioni. Vogliamo andare a reclamare il faucet, quindi cliccheremo sulla voce faucet. In questa sezione potremo evidentemente vedere se abbiamo alcuni bonus maturati. Come vi dicevo, andando ad usare questo sito si andranno ad accumulare punti esperienza e anche eventualmente dei bonus che ovviamente ci permetteranno di guadagnare di più. Quindi, in questo caso, per reclamare i nostri satoshi di Bitcoin, cliccheremo su Click Here to Claim. Quindi, scendendo in fondo, andremo a spuntare la voce "Non sono un robot", risolveremo il captcha, in questo caso vado ad indicare reali o plani, e quindi proseguiremo cliccando su Verify. Ed ecco che ho reclamato praticamente un Satoshi e 80 che, grazie ai vari bonus che mi sono stati assegnati, che possiamo leggere in questa sezione, sono diventati 2 Satoshi e 72 praticamente, che sono stati accreditati nel mio balance Bitcoin. Possiamo ripetere questa operazione dopo 30 minuti. E in questo modo possiamo andare a reclamare tutte le cripto disponibili. Come vi dicevo, man mano che andremo ad usare il sito, andremo ad aumentare i nostri punti esperienza e quindi a sbloccare altre cripto. Possiamo anche accumulare il loro token interno, chiamato ES Coin, che servirà ad esempio per ricevere particolari sconti sulle fee di prelievo, oppure può essere scambiato in qualsiasi altra cripto disponibile all'interno di questo faucet, oppure per altre cose che dopo andremo a vedere insieme. È possibile accumulare ulteriori cripto anche attraverso delle pay to click, guardando dei video oppure risolvendo delle offerte. In questi casi dovremo fare riferimento a dei siti partner. Ad esempio, nel caso delle pay to click, cliccandoci sopra si aprirà questa pagina con i relativi siti partner. Quindi, risolvendo le pay to click su questi siti partner, ci saranno assegnate delle cripto su ES Faucet. Bisognerà loggarsi con le stesse credenziali con le quali ci siamo iscritti a ES Faucet e quindi fare tutto quanto. Nella sezione miner, che io sconsiglio vivamente perché qui stiamo parlando di un mining hardware, quindi andremo ad impegnare le risorse del nostro dispositivo, avremo la possibilità di minare degli ES Coin. Come dicevo, io sconsiglio questa sezione perché è un miner hardware, quindi andremo ad impegnare le risorse del nostro dispositivo. Nella sezione bonus, come dice la parola stessa, abbiamo un bonus pagato in ES Coin che è possibile reclamare ogni 2 giorni. Nella sezione marketplace è possibile, come si suol dire, acquistare di tasca propria, ad esempio degli ES Coin usando Faucet Pay oppure Coinbase, dei referrals, dei bonus giornalieri o degli extra bonus. Nella sezione mobile app troviamo le varie app sia per Android che per iOS di tutti i faucet presenti all'interno di ES Faucet.
Per chi volesse aumentare ulteriormente i propri guadagni, è possibile fare un upgrade della membership. Cliccando su questa sezione, vedremo tutte le membership disponibili che è possibile acquistare tramite gli ES Coin. Qui abbiamo la tabella che ci spiega tutto quanto con i relativi benefit. Sotto ci sono anche i costi e le durate delle varie membership. Ovviamente, scegliendo una membership, se vogliamo più elevata, andremo a guadagnare di più. Per quanto riguarda il prelievo, io sto prendendo come esempio Bitcoin, è possibile farlo su Coinbase, su un wallet esterno e su FacetPay. Il minimo prelevabile cambia a seconda della modalità scelta, si va per 10.000 satoshi con FacetPay, 11.000 per Coinbase e 100.000 satoshi sul wallet esterno. Cambiano anche le fee di prelievo, si parte da nessuna fee per Coinbase al 10% su FacetPay e di 25.000 satoshi sul wallet esterno. Ovviamente questi dati, questi prelievi minimi e queste fee cambiano a seconda della cripto che si intende prelevare. Questo è tutto, sicuramente ad oggi ES Facet rimane ancora uno dei migliori facet in circolazione. In chiusura, come sempre, vi ringrazio della visualizzazione e mi raccomando, vi invito ad iscrivervi al canale, ad attivare la campanellina e a lasciare un bel like a questo video. Questi sono gesti che a voi non costano assolutamente nulla, a me aiutano ai fini della crescita di questo canale. Ricordo che potete trovarmi anche all'interno del gruppo Facebook, del canale Telegram e della pagina Library. Come sempre trovate tutti i link necessari sotto questo video. Io sono Stefano, vi auguro buoni guadagni a tutti, ciao e al prossimo appuntamento.